Amici di MotoTV, benvenuti in Trentino. Oggi ci troviamo a Villaniedo, per la precisione, ospiti dell'azienda Evotec, azienda leader nel campo della produzione di componentistica e accessori aftermarket. Un'azienda laboratorio, come amano definirsi, in costante ricerca di nuove tecnologie, di nuove applicazioni che permettono poi di realizzare vere e proprie piccole opere d'arte come questa. Seguitevi. Il prodotto viene fatto quasi interamente in Evotec, quindi pensato, prototipato e realizzato nel nostro stabilimento. Cerchiamo di avere una filiera molto molto corta. Abbiamo messo un po' un tocco di design, quindi non solo un componente in alluminio colorato, ma qualcosa, un valore aggiunto al prodotto, quindi magari con dei tocchi di fresatura, magari un marchio laser piuttosto, ma molto design. Il cliente è diventato sempre più esigente, insomma, cerca prodotti particolari, non vuole modificare la moto. Evotec offre un prodotto plug and play, quindi non si taglia, non si modifica assolutamente niente. Siamo sempre a disposizione del cliente, sia del privato che del professionista. Non mettiamo vincoli a nessuno. Lavoriamo in circa 22 paesi nel mondo, dagli Stati Uniti, Giappone, Australia, Sud America, Sudafrica. In Europa siamo molto forti perché riusciamo a gestire questi mercati direttamente. Il tampone paratelaio, che ancora oggi è rimasto quasi invariato, un prodotto molto funzionale che è questo qua, quindi è una basetta in lega d'alluminio ossidata, una parte in plastica, un derling, un materiale plastico particolare che permette alla moto di scivolare, non puntare, magari rotolare e creare danni ancora più gravi di quello che può portare una caduta. Viene una vite in acciaio, che è una parte molto solida, è sempre molto inserita dentro, in modo che se la moto dovesse prendere un colpo esagerato, quello che va a soffrire è il tampone stesso e non il telaio. Noi abbiamo due famiglie di tamponi paratelaio. Abbiamo anche lo Street Defender, dove in alcune moto per posizionare il tampone paratelaio andrebbe forata la carena. Quindi noi creiamo delle staffe, magari spesso ancorate su due punti, e spostano il tampone fuori dalla carena, quindi si ha la possibilità di montarlo senza tagliare o bucare carene originali, che si sa costano anche un bel po' di soldi. Tra gli innumerevoli prodotti Evotec è proprio il processo produttivo di questa speciale staffa per tamponi Street Defender che abbiamo voluto seguire con le nostre telecamere, naturalmente partendo dalla primissima fase, l'idea iniziale. Qui siamo nella fase iniziale del nostro percorso del prodotto. La moto arriva in azienda, noi abbiamo bisogno fisicamente della moto per poter individuare la corretta famiglia di prodotti. Facciamo un briefing generale sulla scelta delle varie famiglie prodotti. E in questo caso stiamo lavorando a un tampone paratelaio. La scelta va fatta in base ad alcune considerazioni di tipo strutturale della motocicletta. Bisogna verificare innanzitutto quali sono gli attacchi opportuni su cui fissare poi il tampone sacrificale denominato Street Defender. In questo particolare caso dell'Aprilia RSV4 preferiamo non utilizzare un unico attacco per evitare sollecitazioni elevate sul telaio a seguito di una caduta, ma andiamo ad ancorarci su due punti differenti utilizzando una staffa che verrà poi prodotta. Seguiremo infatti tutto il percorso produttivo che permette in caso di caduta una deformazione controllata e quindi diventa un elemento sacrificale.
viene creato una bozza su carta, riprendendo ad esempio in questo caso le forme del telaio, e viene individuata una forma che sia fattibile a livello poi di produzione. Attraverso questa bozza non riusciamo ad avere chiaramente tutti gli elementi per poi passare alla progettazione vera e propria. Infatti abbiamo bisogno nella fase successiva di tecnologie di reverse engineering che permettono di ricavare le geometrie corrette da utilizzare come base per la creazione del prodotto, del progetto. Ok, per andare a eseguire il progetto attraverso il CAD abbiamo bisogno di informazioni oggettive, quali le quote dimensionali, in questo caso degli attacchi del motore. Per fare questo molto spesso non riusciamo a utilizzare gli strumenti classici di misurazione e quindi dobbiamo utilizzare dei sistemi di reverse engineering come questo braccio multiassiale, che permette attraverso un tastatore di andare a rilevare dei punti nello spazio i quali un apposito software attraverso un sistema di rototraslazione degli assi permette di ricavare la posizione esatta degli attacchi del telaio rispetto a un sistema di riferimento della moto. Con quelle informazioni poi andiamo a costruire il CAD, la matematica 3D. Una volta acquisita la geometria, passiamo alla creazione vera e propria dell'oggetto in forma virtuale. Per fare ciò utilizziamo un software leader del mercato di progettazione meccanica, SolidWorks. E attraverso questo software riusciamo in tempi rapidi a passare dalla nostra idea abbinata alle misurazioni effettuate al nostro oggetto virtuale vero e proprio, che poi verrà praticamente realizzato attraverso la prototipazione rapida. Il particolare, prima di essere prodotto, viene attraverso questa macchina, appunto, di questa stampante tridimensionale, viene creato attraverso la deposizione di un materiale polimerico particolare, e in questo modo noi in pochissimo tempo abbiamo la possibilità di testare direttamente un prototipo nel campo, per quindi poi validarne la produzione. Attraverso uno specifico software è possibile suddividere la geometria solida del particolare in molti strati e quindi andarli poi a generare da zero attraverso la deposizione di un film di materiale termoplastico. La macchina lavora a temperatura elevata sui 300 gradi centigradi. Alla fine del processo il pezzo viene estratto, raffreddato e quindi poi direttamente testato sulla moto. Una volta provato e validato il prototipo sulla moto, passiamo alla fase di produzione. Per fare questo utilizziamo un CAM integrato con il software di progettazione SolidWorks, che si chiama Delcam for SolidWorks. Con questa soluzione noi in modo rapido andiamo a generare tutti i percorsi utensile per realizzare l'asportazione di trucciolo attraverso la macchina CNC. We'll be right back.
Solidworks rappresenta un leader di mercato nelle soluzioni CAD-CAM e abbiamo fornito a Evotec una soluzione appunto per raggiungere l'obiettivo di accorciare i tempi di sviluppo prodotto. Con il CAD Solidworks Evotec riesce a ridurre e a progettare meglio i propri particolari, i propri oggetti, mentre con la parte CAM del CAM for Solidworks riesce ad andare in macchina sorpassando quello che è il lavoro dell'utente a bordo macchina per la costruzione del part program della macchina stessa, quindi automatizzando tutto il processo per consentire all'idea di Evotec di andare in produzione in tempi molto molto rapidi. La materia prima che utilizziamo all'interno dei nostri processi è costituita da diversi tipi di leghe di alluminio. L'alluminio da noi utilizzato è un alluminio di tipo aeronautico. Questo è classificato in diverse taglie, diciamo, di qualità. Ci sono delle leghe dalla 5000, 6000, 7000 a seconda delle varie caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche. Ad esempio, questa colorazione viola individua il materiale cosiddetto Ergal, che è sempre nella classe dell'alluminio, ma si distingue per un elevato tenore di magnesio. Ecco appunto parte la vera e propria fase di realizzazione del nostro particolare. Si parte, come vedete, da un blocco grezzo di alluminio, in questo caso è una lega particolare denominata Ergal, il famoso Ergal. Il materiale grezzo viene reperito da delle barre di una certa lunghezza e quindi deve essere tagliato in spezzoni che hanno una dimensione chiaramente compatibile con il pezzo che andiamo a realizzare, tenuto conto di un certo sovrametallo. Il particolare grezzo, quindi il blocco grezzo, viene montato su un'apposita attrezzatura che realizziamo noi e a quel punto il tutto viene messo in macchina e si parte per la vera e propria fresatura. La nostra staffa relativa al kit tamponi paratelaio per Aprilia RSV4 ha quindi appena percorso le due fasi distinte di lavorazione in macchina utensile e a questo punto è pronta per essere spedita per seguire il trattamento di ossidazione anodica che gli permetterà di resistere superficialmente agli agenti atmosferici. Un altro esempio di processo che estremizza la nostra ricerca della qualità è ad esempio l'impiego di questo centro di lavoro come alternativa al taglio laser. Infatti, ad esempio per questi particolari che sono dei supporti per la targa,
classico taglio laser non soddisfa i nostri criteri di qualità in termini di finitura del bordo, quindi noi utilizziamo attraverso dei fogli di lega di alluminio aeronautico, utilizziamo delle speciali attrezzature per tagliare praticamente queste sagome. Il risultato è una finitura migliore con un bordo smussato su ambo i lati e magari delle tasche di finitura. Questo qua è un tornio a fantina mobile con caricatore barre automatico, quindi in sostanza questa è una macchina che può lavorare non presidiata, senza operatore davanti, ovviamente dopo aver finito il programma. È una macchina che lavora sia sul mandrino A che sul mandrino B in contemporanea, quindi se si è bravi e se il pezzo lo consente si riesce a ridurre rispetto a una macchina con utensili posti su una ruota addirittura del 50%. Tutti i componenti, una volta usciti dalle macchine, sia dai centri che dai torni, vengono ispezionati, controllati se non hanno imperfezioni estetiche, quindi è stato un primo controllo, posti in appositi plateau dove non si possono urtare tra di loro, messi nelle casse divisi per colori e per modello e spediti in ossidazione, dove verrà fatto un trattamento estetico che li proteggerà da agenti atmosferici e quant'altro. A questo punto del nostro processo produttivo troviamo la marcatura laser. Attraverso questa tecnologia possiamo incidere sui nostri particolari dei codici di codifica piuttosto che loghi o qualsiasi tipo di scritta. Utilizziamo una macchina di ultima generazione con sorgente laser a stato solido dell'azienda 6 di Bergamo. Con questa tecnologia praticamente il fascio laser è in grado di rimuovere lo strato di ossido sui particolari di alluminio anodizzato piuttosto che alterare lo stato superficiale di, ad esempio, dei particolari in materiale polimerico, con il risultato di un cambio evidente di tonalità e quindi un contrasto tra il colore diciamo principale del pezzo e il colore della scritta. Ecco, come potete vedere il prodotto è montato sulla moto, ossidato in due colori, non c'è stato bisogno di nessun taglio, il prodotto si sposa a mio avviso perfettamente con l'estetica della moto, speriamo di aver reso grazia alle splendide forme dell'RSV4.
La nostra filosofia è quella di investire gran parte dell'utile in ricerca e sviluppo per aggredire nuovi mercati e per intraprendere nuove sfide. Un esempio è questo propulsore a fuel cell che abbiamo progettato e realizzato internamente. È un generatore, in sostanza un generatore di elettricità basato sulla tecnologia delle pile a combustibile che andrà ad equipaggiare un autobus urbano. La nostra staffa è solo un esempio dei tanti prodotti che la Evotec realizza, tutti con grande cura, tecnologia ma soprattutto passione. Per oggi è davvero tutto, l'appuntamento è alla prossima puntata di Factory. Arrivederci.